Purtroppo questo quartiere non è dei migliori. Che ci vuoi fare? Ai borghesi e ai ricchi del centro la mia musica non piace. Nemmeno mi ascoltano. Sai davvero come dici? Perché stai in questo posto? Perché io credo nella mia musica e volevo provarci. Ma penso che tornerò a suonare in periferia. La tua musica mi piace e ti voglio aiutare. Oh, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Io ti ho già vista qua un paio di giorni fa, non è vero? E ieri sera sei venuta a chiedere di me, se non sbaglio. È solo che è strano. Voglio dire, perché una bella donna come te si interessa a uno come me? Io vendo buona musica. Non so se mi piace. La musica per me è un dono. Allora diciamo che ti pago una giornata da trascorrere con me. Beh, quando è così, per oggi, affare fatto. Bene. Allora faccio un paio di telefonate e poi si comincia. Va bene. Permesso? Entra. Voglio presentarti un nuovo talento. Facciamo un provino, così piacere. Mi dici la tua opinione. Ma certo, prego, vai pure. Di qua. E adesso facci ascoltare la tua anima. Va bene. Coraggio. Come vuoi. Quando vuoi tu. D'accordo. Va bene, grazie. Basta così. Fenomenale. Un vero talento. E sprigiona un'energia, una vitalità che è molto raro trovare. Forse l'esecuzione è un po' ingenua, ma la qualità del suono è ottima. E lui sembra nato apposta per il palcoscenico. Devo aggiungere altro? Era quello che volevo sapere. Andiamo, facciamo tardi. A ciao. Presto. Grazie ancora. È mezzogiorno, perché Sofia non è qui? E allora? È il titolare, lei arriva e va via quando vuole. Ma certo, e dove cazzo è? Forse non sai che io sono la sua segretaria, non la sua balia. Attenta a fare questi giochetti con me, perché potresti restare senza lavoro in un batter d'occhio, hai capito? Per quanto ne so, chi può licenziarmi è soltanto il titolare, mi dispiace. Sei sorpreso del tuo nuovo viso? Direi che il restauro è quasi terminato. Dove l'hai trovato? È un tipo interessante. Vedi, non avrei mai detto che il principe azzurro mi aspettava in metropolitana e non a cavallo di un bianco destriero. Come ti sembra tutto questo? Sono un po' disorientato, ma penso che mi piaccia, sì. Mi chiedo solo che cosa comporta questa occasione che mi stai offrendo. È molto semplice, prendiamo il pezzo che tu ami di più, lo registriamo e lo promuoviamo con un concerto dal vivo, un DVD. Beh, cavolo, tu sei molto gentile, ma a me non interessa diventare famoso o ricco. Per me è importante la musica, capisci? Non so come spiegartelo, ma come posso dirtelo? Ecco, la musica è libertà. Nessuno vuole farti prigioniero. Ma allora perché investi dei soldi su uno zingaro?
Perché è il mio lavoro. Io trovo qualcosa che mi piace e ci investo dei soldi. E spero naturalmente di guadagnarci. In questo caso divideremo gli incassi a metà, tu e io. Se no, userò la tua musica come suoneria del cellulare. E tu venderai CD metropolitana. Mi piace. Sì.